I contenuti di questa comunicazione riguardano esplorazioni teoriche risultati di una ricerca che ha provato innanzitutto ad argomentare la necessità di indagare in maniera sistematica le relazioni esistenti tra l'urbanistica, la pianificazione territoriale e le organizzazioni criminali, nel controllo spaziale e nei processi di governo del territorio. La scommessa da me ingaggiata è che vi fosse un campo di conoscenze da esplorare e approfondire per poter comprendere e reindirizzare una relazione per lo più ignorata, al fine di mettere in evidenza il quadro delle implicazioni peculiari e delle specifiche responsabilità tecniche. Qui, in particolare per il taglio chiesto a queste nostre lecture, darò maggiore spazio alle cornici e alle riflessioni teoriche mobilitate, mentre rimando altri scritti per le traduzioni più operative a esito di questo lavoro. L'indagine sulla letteratura ha confermato la sottovalutazione delle relazioni tra pratiche urbane e poteri criminali con riferimento alla dimensione urbanistico-territoriale, nonostante l'emergere di testimonianze significative, empiriche e non, sul ruolo giocato all'interno dei processi di pianificazione, almeno nelle regioni del cosiddetto radicamento criminale. Allo stesso tempo, l'esplorazione empirica ha mostrato come l'attenzione alle contraddizioni tra norme formali e sociali è stata sempre molto limitata, e da tempo le teorie hanno svelato certa inadeguatezza dei processi di pianificazione quando i sistemi normativi sono sotto pressione rispetto a pratiche irregolari, informali o devianti. Da questo punto di vista, la ricerca si colloca all'interno di un più ampio percorso mirato a comprendere le relazioni esistenti tra limiti e possibilità della pianificazione e contesti urbani problematici, in particolare quelli del Mezzogiorno, dai quali sono partito e dei quali mi sono a lungo occupata, da diverse prospettive, con particolare attenzione all'analisi e progettazione degli strumenti e delle politiche urbane e della pianificazione dello sviluppo locale. A partire da questo ambito, da questa prospettiva meridiana, senz'altro debitrice delle enorme messe di studi sul Mezzogiorno, sono stata quindi progressivamente attratta verso quello che a un certo punto mi è parso un vistoso vulnus, specie a certe latitudini, ossia lo studio dei modi attraverso i quali i fenomeni criminali si manifestano nello spazio e costituiscono ostacolo alla pianificazione e attuazione delle scelte urbanistico-territoriali, fungendo da impedimenti alla trasformazione di cui la pianificazione è e deve essere responsabile. Come spesso accade, le ricerche sono mosse dalla speranza, o forse solo dalla mancata rassegnazione ad accettare le condizioni date, apparentemente inefficabili. In questo caso da non poter accettare che ci siano territori buoni e cattivi, operosi e devianti, città più o meno smart che apprendono e si trasformano e altre destinate invece a essere per sempre un buco nero, un luogo non trasformabile, immodificabile, nonostante la inaccettabile qualità dell'ambiente costruito e del vivere e dell'abitare. Al fondo di molte delle nostre ricerche c'è infatti quell'ambizione al make a world a better place, per dirla con la grid, che poi è quello che rende il nostro fare sensato e, come è stato detto qui più volte, anche socialmente utile. Nella ricostruzione di questo ambito di studio e riflessione si può aprire richiamando la pubblicazione di Gomorra, che a suo tempo ha rappresentato un giro di boa nel discorso pubblico attorno alla presenza delle mafie nel nostro paese. La forma della narrazione, la congiuntura politico-istituzionale dentro la quale quel libro è stato pubblicato e poi tradotto in molte lingue, offre argomenti anche per, ha offerto argomenti anche per analisi e riflessioni di tipo diverso. Infatti, al di là dei limiti segnalati da destra e da sinistra nel corso del tempo, il racconto in prima persona e la minuta descrizione dei luoghi sostengono la tesi del dominio del sistema, aprendo così squarci ambiti di attenzione a proposito della pervasività di questo potere nella gestione e nel controllo del territorio in una generale condizione di debolezza, quando non di collusione, delle istituzioni pubbliche. L'approccio dell'inchiesta in stile giornalistico di grande impatto e successo, anche editoriale però, porta con sé la grande responsabilità di aver alimentato la dicotomia, che a lungo è parsa irriducibile, tra le narrazioni iperboliche e romanzate che vogliono le mafie ovunque e posizioni più acquietate che ritengono invece che la situazione non sia poi così terribile e che comunque essa riguardi essenzialmente le indagini degli inquirenti e della magistratura su una parte residuale della società. In ogni caso, teorie e pratiche disciplinari raramente sono state sfiorate dal sospetto, dall'idea che urbanisti e pianificatori potessero occuparsi di mafie con qualche competenza, o magari interferire e contrastare con questo potere che in realtà in molte aree e regioni del nostro paese, in diversi modi, di fatto usa, governa e controlla il nostro oggetto di studio per eccellenza, il territorio,
E tutto questo nonostante si possa osservare che molti comuni sono stati commissariati proprio per ragioni legate ai processi di pianificazione urbanistica. Nelle aree in cui la criminalità organizzata è storicamente radicata vi è una più forte resistenza alla trasformazione. E in alcune aree urbane gli usi stessi dello spazio pubblico appaiono controllati e influenzati da dinamiche complesse che interferiscono sul modo in cui i pianificatori possono o meno intervenire per rinnovarle. Tradizionalmente le vie pratiche della pianificazione urbanistica hanno solo lateralmente incrociato temi di questo tipo, affrontando soprattutto in passato il problema dell'abusivismo edilizio e più di recente il tema della criminalità comune entro il cosiddetto paradigma della sicurezza urbana. Nel primo caso, in maniera piuttosto episodica, sono state descritte anomalie e disfunzioni, mentre sono state più diffusamente confermate una tradizionale impostazione nella lettura del fenomeno dell'abusivismo in termini di spontaneismo e individualismo e non di sregolazione. Nel secondo, invece, la pianificazione e gli studi urbani hanno posto attenzione al crimine, più che al crimine organizzato, alla scala di quartiere, seguendo dapprima le influenze della tradizione della scuola di Chicago e poi in qualche modo gli studi di Jay Jacobs da un lato e l'onda di quello che potremmo chiamare l'urban design against crime che va da Jeffrey e soprattutto Newman a Wilson e Kelly, con la frequente semplificazione deterministica secondo la quale certa architettura favorirebbe o meno comportamenti devianti nella totale assenza di implicazioni derivanti da sistemi di poteri latenti e influenti posti su posizioni differenti. Più recentemente Amendola ha fornito alcune argomentazioni, per esempio sul perché vi sia stato tanto interesse attorno ai temi della sicurezza urbana, e in questa logica non sorprende che su tutto l'autore abbia sottolineato la maggiore trattabilità del problema della criminalità comune rispetto a quello della criminalità organizzata da parte della politica proprio con gli strumenti dell'architettura e dell'urban design, pur non mancando di rilevare utili connessioni che, ad ogni modo, questo tema ha avuto con le recenti iniziative di qualificazione. In ogni caso è stato possibile riscontrare una sempre troppo debole attenzione alla dimensione spaziale degli effetti urbani della criminalità organizzata e soprattutto della capacità delle organizzazioni criminali di costituire ordinamenti sociali caratteristici, interferendo evidentemente in questo modo, in maniera diretta, con quella parte dell'azione del pianificatore che trova nel controllo spaziale lo strumento per il controllo sociale. In questo quadro, una parte consistente del lavoro di ricerca è stato necessariamente dedicato all'opera di comprensione e di svelamento del tema poco frequentato dagli urbanisti spesso preoccupati di sconfinare dai propri labili confini disciplinari o di fare altri mestieri. Mentre per tutta risposta un'altra parte più operativa ha riguardato proprio la possibilità di individuare, a partire dalle pratiche, conoscenze e strumenti tecnici maggiormente utili per formare la professione in simili contesti, affinché non si dovesse ogni volta ricominciare da zero, come se i poteri criminali non ci fossero e non si riproducessero abitualmente in certe città e territori, ponendo questioni concrete alla pianificazione spaziale, dello sviluppo e del governo del territorio, secondo la triplice distinzione di Gimazza. La ricerca ha quindi analizzato in maniera approfondita quelle realtà territoriali in cui i poteri criminali organizzati apparivano strutturalmente manifesti nelle forme di sregolazione e ancora di più nell'influenza sulle forme urbane. Dimensioni critiche da definire, etichettate nel corso della ricerca come eccezione, disordine, informale criminale, utilizzando per Thinking with Words recentemente proposto anche dalla ricerca di Bobby Delroy. Con la figura dell'eccezione si è posto l'accento sui confini delle forme di dominio e sul difficile equilibrio sulla soglia tra diritto e non diritto. Con quella del disordine invece si sono posti sotto osservazione territori e processi urbanistici nei quali il complesso di sregolazioni è tale da costituirsi come ostacolo all'azione pubblica. Infine, con l'informale organizzato, si sono messi in relazione forme spaziali e sistemi di regolazione concorrenti, ripensando possibili strategie di ricomposizione della relazione tra istituzioni e cittadini. Attraverso le diverse formulazioni sono in ogni caso emerse forme, spazi, territori complessi definiti da dispositivi di regole e non regole, formale e informale, ordine e caos, in grado di lacerare le pur diffuse convinzioni alla base di molte politiche, che si tratti cioè essenzialmente di territori semplicemente privi di regole o di capitale sociale e relazionale e trattabili esclusivamente in termini di sicurezza e repressione.
Condizioni diversificate con riferimento alle diverse organizzazioni criminali che possono darsi in luoghi, quartieri, città e regioni diversi all'interno di paesi avanzati e non, dove è parso evidente che le teorie della pianificazione non hanno affrontato in modo esplicito le condizioni nelle quali evidentemente non c'è la povertà assoluta o la mancanza totale di strutture sociopolitiche, ma invece dove ci sono forme perverse di sviluppo e di istituzioni deboli o corrotte, nelle quali i processi di pianificazione si trovano in ogni caso in affanno. In questi contesti, infatti, ci si trova ad avere a che fare con un diverso insieme di implicazioni critiche, anche rispetto ai riferimenti acquisiti del recente dibattito disciplinare, come ad esempio le forme evolute di governance o le innovazioni della componente istituzionale, che appaiono inadeguati in quei territori di fatto contesi alle organizzazioni criminali. Una prima attenzione al tema della relazione tra criminalità e territorio era in realtà emersa nell'ambito di una ricerca su Scampia, il noto quartiere della periferia nord di Napoli, non a caso al centro appunto di uno dei racconti del testo italiano. La ricerca europea nella quale eravamo coinvolti riguardava le politiche abitative dei quartieri di edilizia residenziale pubblica e faceva i conti con la innegabile presenza nello spazio urbano di un grosso mercato della droga e dei clan che lo gestivano e controllavano. Primissimo punto di osservazione è stato quindi lo studio, dapprima contingente e poi intenzionale, di specifiche aree urbane nelle quali erano riconoscibili tracce, soglie di interdizione e controllo sociale e spaziale, riflesso della presenza delle organizzazioni criminali legate all'esercizio nello spazio urbano di attività illecite e illegali. Successive esperienze di ricerca sulle politiche urbane dedicate alle sempre più forti percezioni di insicurezza nello stesso quartiere hanno poi messo in evidenza da un lato l'effetto strutturante del controllo della criminalità organizzata nella definizione di specifici ordinamenti sociali e sociali e dall'altro la possibilità di individuare connessioni con le forme di resistenza alla trasformazione che questi stessi poteri erano in grado di produrre per potersi garantire il controllo dello spazio per l'esercizio delle proprie attività proprio attraverso il mantenimento dello status quo anche dal punto di vista delle dotazioni infrastrutturali urbane. Segni sul territorio della presenza della criminalità organizzata sono stati poi riconosciuti e descritti anche all'interno di un quartiere bene. L'esercizio filosofico dell'incrocio per il nomos della terra di Schmitt, dello stato di eccezione di Agamben, ha favorito la messa in mora della consueta assimilazione e sovrapposizione tra criminalità e disagio sociale, che per certi versi ha monopolizzato gran parte del dibattito e della riflessione teorica su questi temi. È emerso come la composizione delle sregolazioni rende intrattabili i luoghi nei quali le sregolazioni stesse si localizzano, imprimendo effetti caratteristici irreversibili soprattutto sulle strutture istituzionali locali e sul loro funzionamento. Tale condizione ha spesso favorito la sovrapposizione e confusione delle descrizioni sul degrado, ad esempio, delle periferie urbane del Mezzogiorno, con quelle sulla presenza della criminalità organizzata. Per quanto posizioni critiche nell'analisi delle organizzazioni criminali nei contesti urbani hanno sostenuto che sia la povertà sia la ricchezza possono dar luogo a condotte criminali. Ciò ha consentito di sottrarre il discorso sulle mafie e territori all'analisi sommaria, che le associa a povertà e disoccupazione o che le limita alle aree dell'esclusione, ma anche di comprendere e ribadire come il rapporto tra criminalità organizzata e pianificazione non rientri tutto su specie su sicurezza o marginalità sociale. In realtà, quando la questione sembrava riguardare solo il sud del paese, era già stato brillantemente suggerito da Dabecchi di sgomberare il campo della convinzione che sia l'arretratezza la causa del riprodursi delle mafie nel Mezzogiorno. Indubbiamente però la connessione tra gli effetti congiunti del dimagrimento dello Stato neoliberale sul versante economico e sociale e il suo surplus dal versante poliziesco, giudiziario e carcerario definiscono condizioni favorevoli per l'estensione del dominio delle reti criminali, soprattutto sulle comunità marginali. Inoltre, per aumentare il senso di insicurezza e la stigmatizzazione di alcuni soggetti, classi pericolose e dunque la redditività politica del governo della paura, comunità e aree marginali vengono spesso imposte sulla scena mediatica, distogliendo strumentalmente l'attenzione dai più complessi problemi relativi alla presenza dei poteri criminali organizzati, spesso più influenti direttamente o indirettamente sul sistema economico e politico e quindi sul governo del territorio.
Sarebbe falso sostenere però che le condizioni di marginalità sociale e diffusi disinvestimenti pubblici, specie nelle politiche urbane sociali, siano indifferenti al proliferare delle economie informali legali, secondo il principio dell'integrazione perversa di Castells. È vero infatti che in contesto neoliberale la morsa dell'economia canaglia colpisce molto più facilmente i soggetti abbandonati dallo Stato mercato di tutte le periferie del mondo. In sostanza è parso maggiormente evidente come a livello locale le mafie sono in grado di sfruttare le proprie reti relazionali anche per fornire risposte concrete ai bisogni degli abitanti, dalla casa al lavoro, passando per la risoluzione di controversie personali e per influire sulla canalizzazione delle risorse in una direzione che permetta di soddisfare le proprie clientele. Per questo poteri criminali di esclusione sociale, criminalità organizzata e segregazione spaziale non sono univocamente determinati, ma evidentemente si accoppiano con estrema facilità in certi contesti urbani. Ovviamente non sono le mafie che determinano il complesso degrado, ad esempio, di certe periferie, ma sanno senz'altro approfittarne, contribuendo anche a rafforzare a un tempo le resistenze alla trasformazione e al cambiamento. Vi è infatti un insieme di caratteri spaziali del governo del territorio, nei quali le mafie sanno prendere spazio, potere, decisioni e dunque forme specifiche. E a noi, per poter intervenire, occorre capire come sbrogliare la matassa di cause e effetti rilevanti che si rincorrono. Laddove non si fonda una qualche combinazione strutturante di ordinamento e localizzazione, il nomos della terra civettiana, insomma, esiste la possibilità che un diverso potere, non necessariamente antistatuale, possa definire nuove delimitazioni dello spazio, nuovi ordinamenti spaziali, riflessi di un governo del territorio particolaristico di sopraffazione. In questo senso, la ricerca ci ha consentito di affermare che le organizzazioni criminali prendono spazio e potere sulle disfunzioni, soprattutto quelle di gestione e controllo, oltre che sulle carenze che, ad esempio, nelle aree periferiche e marginali sono di tipo strutturale. Si sommano così le sregolazioni attraverso la garanzia di alcune funzionalità, spesso corrispondenti a bisogni pure elementari, che il potere locale dell'istituzione pubblica non tratta o non tratta a sufficienza. L'organizzazione criminale si nutre dunque dell'anomia di certi contesti per generare il suo proprio nomos. Così il potere criminale prende il posto del potere istituzionale distratto assente, rendendolo in questo modo connivente o colluso a seconda delle finalità perseguite. Nel nomos criminale c'è evidentemente anche una funzione supplente di protezione e sicurezza, oltre che di controllo del territorio. Di queste ultime, le popolazioni marginali possono comprensibilmente essere maggiormente bisognose e dunque possono stabilire una maggiore dipendenza. Ed è proprio il bisogno di protezione e sicurezza che spiega anche la questione della diffusione, della legittimazione sociale, oltre che certe forme di assoggettamento delle popolazioni ai poteri criminali locali. Ma per capire come e perché avvenga la scelta della soggezione al potere criminale, anche se violento e liberale, vi sono diverse interpretazioni. Robert Castelli sostiene, per esempio, che il potere tutelare, anche violento, diventa buono e quindi legittima il Leviatano di Hobbes. In altre parole, il potere criminale, per quanto violento e assoluto, è legittimato nel dominio, poiché dispensatore di tutele. Lo stesso autore segnala però che altri preferiscono richiamare più pacatamente l'immagine suggerita da Weber. Nel richiamo a Weber la soggezione si spiegherebbe più semplicemente con l'adesione a quel potere criminale che subentra come supplente laddove vi sia la rinuncia da parte del potere istituzionale al monopolio nell'esercizio della violenza. Più in generale, l'organizzazione e il potere criminale si inseriscono senza sforzo in un meccanismo difettoso, ne oneri il funzionamento e aggiungono sregolazione alle altre forme di sregolazione, urbanistiche, sociali, istituzionali, presenti e visibili. A quel punto l'elemento cruciale non è tanto trattare la punta dell'iceberg, riqualificare piazze e condomini, come spesso abbiamo fatto e contribuito a far decidere di fare, né scoprire da dove si è iniziata la corruzione del processo, che è il mestiere di altri, ma semmai provare a intervenire con il progetto di strumenti e processi utili a interrompere la riproduzione e a invertirne i cicli, definendo adeguati sistemi di regolazione ognuno per le sue competenze. Di recente, il ravvivarsi dell'attenzione verso la presenza delle mafie al nord, come la 'ndrangheta a Milano, per esempio, ha funzionato da rivelatore anche per altre importanti contraddizioni.
Su tutte sembra messa in discussione la retorica che il sistema sia sano e buono, mentre le mafie sarebbero l'escrescenza malata e relegabili nei territori del Mezzogiorno o dei vari sud del mondo. Ciò propone evidentemente la questione di una maggiore attenzione da prestare alle peculiarità delle realtà territoriali, ma soprattutto al nesso tra economie criminali, spazio, società e territori, nell'inevitabile distinzione tra mezzi e fini, legittimi e illegittimi, con effetti tangibili sulle forme di pianificazione. In questo senso, in questo contesto, si configura dunque una diversa e più subdola forma di presenza e controllo del territorio da parte delle mafie. Come è stato argomentato altrove, le forme di controllo sociale e spaziale della criminalità sono rilevanti in quanto riflessi dell'esercizio di questo particolare tipo di potere. E laddove non riescono a conseguire, laddove riescono a conseguire i propri fini con altri mezzi, e quindi rinunciano, abbiano rinunciato alle forme eclatanti di esercizio della violenza, il controllo del territorio non è inteso in termini tradizionali di presidio, interdizione, accesso, ma di più profonda commistione e interdipendenza con il sistema degli affari, che nel frattempo sono divenuti maggiormente compatibili. Da questo punto di vista, la novità dei commissariamenti di alcuni comuni del nord per infiltrazioni mafiose, correlate da altri, ma anche a pratiche di voto di scambio, diffusi sinora invece solo nelle regioni del Mezzogiorno, sembra sottovalutare queste diverse condizioni contestuali. Infatti, con la nomina e l'insediamento delle commissioni di accesso, si prova a isolare il fenomeno e a ribadirne la dimensione di straordinarietà rispetto a un tessuto sano, mentre allo stesso tempo si contribuisce a un più complessivo discredito e all'ulteriore perdita di credibilità e legittimazione della politica nella gestione della cosa pubblica. Quello che si manifesta è quindi più in generale, una più generale e profonda trasformazione della politica, delle forme di governo e delle istituzioni in un contesto neoliberale che determina condizioni ottimali per l'affermazione di un soggetto economico globale, anche di origine e stampo mafioso, riabilitato e facilitato dalla diffusa arte di governare il meno possibile, per dirla con Foucault, e dalle ragioni dello Stato minimo. In altre parole, sembrerebbe che il neoliberalismo, in quanto filosofia politica uscita dalla politica, proponendo di sostituire alla deliberazione collettiva su ciò che è legittimo e illegittimo un'organizzazione della società basata sulle libertà individuali, spalanchi le porte di fatto a un nuovo protagonismo delle organizzazioni criminali in ogni settore storicamente coinvolto nelle azioni proprie della governamentalità e quindi anche del governo del territorio. Esempi di questo possono essere rintracciati nel diffuso abbandono del presidio disciplinare su tante questioni pubbliche entro il paradigma dell'efficienza, con il progressivo prevalere di un orientamento al management invece che alla dimensione tecnico-politica del governo del territorio. Ciò ha prodotto tra l'altro l'estensione a livello nazionale di modi di governo e pratiche di intervento territoriale che si erano già rivelate fallimentari nei contesti del Mezzogiorno, proprio per aver favorito il rafforzamento dei fenomeni criminali organizzati. Alludo qui agli strumenti eccezionali utilizzati nel caso del terremoto dell'Aquila, per esempio, riproposti dal testo dell'adolescente di Ermanno. Da un lato appare evidente il verificarsi di quello che è stato denominato il paradosso di Zagrebeschi, poiché lo spazio della politica non tollera il vuoto, esso sarà gradualmente occupato dall'unico attore efficiente, il crimine organizzato. Dall'altro, interpretando la riduzione e il mutamento del ruolo pubblico, tecnico e politico all'interno dei processi e il restringimento del ruolo dello Stato associato alla sempre maggiore flessibilità e differenziazione delle forme di regolazione, l'assenza di una legge urbanistica nazionale per esempio e tutte le definizioni locali della programmazione urbanistica recente, si sono meglio definite condizioni che potremmo chiamare di regime shopping, entro le quali la criminalità organizzata ha potuto diversificare oculatamente i territori nei quali svolgere le proprie molteplici attività, secondo una riconosciuta abilità nell'impostazione aziendale, che vuole il riciclaggio in una regione, lo smaltimento dei rifiuti in un'altra, eccetera. L'estrema specializzazione dell'impresa mafiosa si è inserita perfettamente nella dichiarata trasparenza delle norme della subcontrattazione e gestione dei cantieri, potendo fare affidamento sul sistema economico che, favorendo la concorrenza, mette in secondo piano la diffusione delle informazioni e la responsabilità dell'attore pubblico. Allo stesso modo, le illusioni delle possibilità di una qualche forma di democrazia diretta, con la speranza genuina coltivata e poi mortificata nel corso della stagione dei sindaci, si sono tradotti in non pochi casi in una personalizzazione della politica molto più esposta alle seduzioni e alla corruzione del malaffare. Inoltre,
Inoltre, entro una sempre più diffusa fragilità dei modelli istituzionali di crescita economica, è stata ulteriormente incorporata la tendenza a interpretare in maniera univoca lo sviluppo urbano come crescita dello stock edilizio. A fronte della progressiva contrazione delle risorse degli enti locali, si sono moltiplicate esternalizzazioni, privatizzazioni ed esternalizzazioni dei servizi che meglio di altre attività riescono di fatto ad accogliere economie opache in una generale condizione di indebolimento del ruolo di guida della politica di cui si è detto. In questo senso, anche alla luce della conoscenza sviluppata nei contesti regionali, si possono forse reinterpretare alcune importanti questioni che interferiscono con le nostre pratiche, suggerendoci di ridurre la confusione tra emergenza e urgenza, limitando la produzione e l'uso di interventi pubblici straordinari che allo stesso tempo attraggono interessi forti, anche illegittimi, e sprecano. L'iperproduzione di regolazioni e normative sovrapposte e spesso confliggenti, con la diffusione delle nuove forme di polemica più che nuove forme di partecipazione e governance. L'onnipresente promessa di grandi opere, grandi trasformazioni di là da venire, destinate a non modificare nulla nel tempo presente. La sacralizzazione del ricorso alla giurisprudenza per procrastinare interventi e decisioni niente affatto risolti sul piano tecnico-politico. Il tutto nell'ambito del paradosso di un diritto che nella crisi della statualità assoluta, mentre mette a repentaglio la dimensione pubblica in favore di un privato dilatato e prevalente, estende di fatto tutte le garanzie della proprietà privata e individuale alle imprese private, quando restano assai opache e incerte quelle delle proprietà pubbliche. In questo panorama può apparire difficile indicare una direzione per la pianificazione spaziale del governo del territorio maggiormente a riparo dalle traiettorie criminali. La situazione attuale non sembra particolarmente promettente per confidare in una qualche inversione di rotta, per rovesciare il mondo capovolto. Dopotutto l'affermarsi del progetto neoliberale propone di abitare lo stesso territorio senza costruire un mondo comune, svuotando così di senso molte delle nostre pratiche urbane e territoriali. Così i più critici rispetto al mercato si appoggiano su un modello di Stato che non c'è più, mentre posizioni più laiche cercano nuovi soggetti attraverso i quali dare senso alla dimensione collettiva, dove rintracciare forze, energie e modelli di cooperazione possibili per imprimere innanzitutto una diversa direzione all'azione pubblica. Tuttavia è evidente che nel vuoto della diffusione e della proposta si rischia di lasciare uno spazio facilmente occupabile da attori efficienti. Ci si può sottrarre a questa complessità dicendo che è un problema politico, della politica. Oppure si può ritenere che se il ruolo del planner non è solo quello di mera esecuzione progettuale operativa degli indirizzi della politica, ella, in quanto esperto di città e territori, contribuisce di fatto alla descrizione e interpretazione tecnicamente pertinente delle questioni urbane, al fine di delineare strumenti e interventi tecnici adeguati per un'efficace azione di cambiamento. Difficile fare ovviamente un semplice elenco delle competenze specifiche richieste. Si può ripartire, come è stato fatto, dalle questioni risolte e non adeguatamente trattate, per capire cosa potrebbe essere utile fare per trasformare condizioni urbane problematiche che fanno problema pubblico o percepito come pubblico. In particolare alcuni macrofenomeni appaiono ricorrenti quanto cruciali nel contribuire alla non trasformabilità dei territori a vantaggio delle forze criminali croniche. Tra tutte la segregazione sociale e spaziale di gruppi di abitanti, abbandonati, criminalizzati e ostigmatizzati dalle stesse istituzioni e dal fallimento del governo della cosa pubblica e del territorio in una condizione territoriale di ritiro della norma. Il sottosviluppo sociale e materiale, registrabile alla scala urbana, definibile non tanto e non solo in termini di povertà materiale, ma come mancanza di opportunità di benessere sociale diffuso, connesso alla indisponibilità di infrastrutturazioni sociali e materiali che consentano mobilità e relazioni, nell'assenza di opportunità di apprendimento, conoscenza e scambio. Ancora, la cattiva o bassa qualità della cittadinanza, definibile come vivere sociale e in pubblico, in termini di spazi, così come di occasione di partecipazione alla sfera pubblica, come possibilità di accesso ai servizi essenziali e non, come qualità delle relazioni tra cittadini, apparati tecnico-amministrativi e istituzioni pubbliche. Tutte queste dimensioni richiedono a gran voce un progetto fisico e sociale della città e per la città, che senz'altro i planner possono contribuire a definire e disegnare. Fatta questa operazione si resta con alcune dimensioni molto materiali e concrete, come quelle precedentemente elencate, ben visibili alla scala urbana, rispetto alle quali i planner possono sempre rivendicare il proprio potere di dire di sì o di no.
Infatti, anche attraverso il confronto con molti casi internazionali è parso chiaro che le politiche di interventi alla scala urbana che si sono meglio disposti a trattare con alcuni livelli di efficacia la dimensione urbana di questi problemi si sono non a caso variamente concentrati su mobilità, densità, spazi pubblici, servizi, formazione e assistenza. In modo per lo più settoriale o frammentato, alcuni degli interventi realizzati sono stati almeno temporaneamente capaci di aprire delle trading zone e in ogni caso di produrre effetti positivi di resilienza, ossia hanno cambiato in meglio la tendenza su una o più delle questioni problematiche sopra elencate, spingendo le realtà territoriali a cambiare il passo. In altri casi, sebbene più raramente, all'interno di un progetto politico dichiarato intenzionale, attraverso azioni coordinate e virtuose, virtuose congiunture macroeconomiche, sono stati realizzati programmi più stabili di cambiamento su quali riflettere. Non di rado, come nel caso di Medellin, veicolando nuove visioni della vita in città e costruendo nuove istituzioni, immaginarie o ibride, che dir si voglia. Sebbene pensate come strumento, non come premessa, e compresa nel più ampio processo di trasformazione anche fisico dell'ambiente urbano, che passa ad esempio molto semplicemente per il riuso dei beni confiscati. All'interno di questo ampio lavoro di ricerca, i numerosi casi di studio condotti hanno consentito di vedere con chiarezza come la resistenza al cambiamento non è solo l'effetto più vistoso, ma stavolta anche una causa che riproduce sfiducia, inerzia e intrasformabilità. Essa tende così ad annullare qualsiasi utilità materiale e sociale dell'azione del plan, rendendo inutili e talvolta addirittura controproducente qualsivoglia azione di trasformazione, perché se non si lavora parallelamente alla ricostruzione di una nuova e diversa idea di pubblico e di tecnico che lavora per il pubblico e nell'interesse pubblico, essa non potrà che essere un'azione di trasformazione particolaristica, privatistica, se non propriamente in linea con le azioni e gli interessi prevalenti che in alcune aree sono prima. Il confronto e la comparazione tra diversi casi di studio aiutano a dimostrare che una delle regole fondamentali dell'agire del planner in tali condizioni è innanzitutto quella di attraversare l'inerzia, come dire, il ritmo del non cambiamento, sovvertendo il polani della grande trasformazione, laddove l'assenza e ancora di più la debolezza delle decisioni tecniche e politiche costituisce il difficile punto da varcare, non con un posizionamento veramente ideologico, ciecamente partigiano, che talvolta non trova spazio e quindi si rivela pesantemente inefficace, ma attraverso l'esercizio puntuale del proprio saper fare, dello svolgimento del proprio minuto compito istituzionale e professionale. La tecnica, quindi, è non solo la sempre evocata e invocata politica, si conferma essere la protagonista di primo piano della scena, al punto da poter indicare alcuni indirizzi per l'efficacia dell'azione pubblica nei contesti a significativa presenza dei poteri criminali. Complessivamente, infatti, è sembrato chiaro, ancora una volta, come il miglioramento della qualità della vita in comune e soprattutto del rapporto tra cittadini e istituzioni sia terreno privilegiato, per quanto ancora non sufficientemente battuto, della sfida al controllo del territorio da parte dei poteri criminali. In particolare il lavoro di ricerca condotto evidenzia e sostiene l'utilità e l'opportunità di agire in questi contesti con 5 piccole regole, separando i lavori pubblici dalla gestione del territorio, rendendo comprensibili e chiare le logiche che precedono le scelte e le regole urbanistiche, dando tempi certi di approvazione e implementazione delle decisioni sempre ben motivate, monitorando le azioni dei settori della pubblica amministrazione come le regioni, deputati a dare pareri in materia urbanistica come soggetti chiave nell'opera di rallentare e accelerare iter approvativi. Infine, 5, tenendo aggiornati gli strumenti cartografici attorno ai quali si possono concentrare ambiguità e misfatti, assicurando una nuova cartografia aggiornata e collaudata che dia ai piani e progetti un maggiore livello di aderenza alla realtà fisica, oltre che un più utile strumento di lavoro agli uffici preposti all'attuazione. Tali considerazioni consentono di ribadire come e quanto la solidità e dunque l'inattaccabilità delle decisioni tecniche sia la parola magica, la cifra distintiva per attivare processi di cambiamento. Pertanto, come planner, come formatori di planner, al di là dell'etica personale, non possiamo direttamente e forse ingenuamente convincere su un piano astratto che le azioni legali siano meglio di quelle illegali in un posto in cui vige con evidenza un altro sistema di regole, spesso più strutturato, certo, affidabile, oltre che più forte prevaricatore.
Tuttavia possiamo mostrare attraverso l'azione e l'argomentazione riflessiva che esiste un sistema di regole tecnicamente pertinente e uguale per tutti, utili per definire un più adeguato funzionamento e uso del territorio e delle sue risorse, secondo leggibili metodi di controllo spaziale finalizzati a un controllo sociale di matrice istituzionale e pubblica. Nonostante infatti siano ovviamente indispensabili i comportamenti eticamente virtuosi, l'obiettivo del planner non può essere quello di correggere, redimere o addirittura punire comportamenti opportunistici, speculativi o devianti delle pratiche urbane. Ci sono altri soggetti deputati a queste finalità. Si tratta invece di costruire, come è stato fatto in alcuni casi studiati, un set di strumenti tecnici in grado di ridurre in maniera radicale e stabile la distanza tra l'azione pubblica e la complessità e vischiosità degli interessi comunque in gioco, che sono il vero ostacolo all'azione di trasformazione del territorio e alla sua efficacia. Nello specifico non sembra azzardato affermare che nei casi di azione efficace dei planner in contesti a forte presenza criminale si sia riusciti di fatto a ridefinire attraverso la tecnica i confini di legittimità degli interessi privati e a reintrodurre attraverso le pratiche l'idea di interesse pubblico, l'interesse pubblico e l'idea di interesse pubblico. Con le istituzioni locali azzerate e screditate, ad esempio, in alcuni dei comuni commissariati delle infiltrazioni mafiose studiati, c'erano solo persone scoraggiate e lontane dalle istituzioni, imprenditori evanescenti e distratti, e un apparato tecnico amministrativo molto molto debole. In poche parole, apparentemente non c'erano le condizioni per innescare alcun processo di governance né di collaborazione tra cittadini e istituzioni, che invece è assolutamente indispensabile per la definizione, implementazione e ingaggio di un processo di trasformazione. In queste condizioni si è rivelato assai utile, ad esempio, da un lato facilitare l'accesso a risorse e informazioni per tutti, ugualmente e indistintamente in un mondo di favori particolari, e dall'altro introdurre regole semplici ma chiare per accedere ai finanziamenti pubblici, facilitando l'interazione e la collaborazione e producendo un sistema nuovo e più adeguato di regole condivise. Se è ovvio infatti che per produrre cambiamento, disegnare ad esempio un piano regolatore e condizioni sono necessarie, ma niente affatto sufficiente, sebbene come è stato dimostrato la criminalità organizzata sguazza nei territori senza piano regolatore o con un piano regolatore di oltre 30 anni, appare quanto mai indispensabile definire nuove pratiche e nuovi metodi di lavoro, nuovi strumenti e nuove istituzioni, anche temporanee, grazie ai quali stabilire un rinnovato rapporto con i cittadini e tra i cittadini. Da questo punto di vista sembra evidente come gli apparati tecnici all'interno di una commissione straordinaria possano essere un soggetto chiave per iniziare a incidere sul miglioramento della qualità del vivere e dell'abitare in un certo luogo, segnando una prima necessaria rottura. Troppo spesso però i commissariamenti mantengono la condizione di stasi e producono ulteriore inerzia, oppure condizioni di governo eccezionali che non contribuiscono appunto a sedimentare forme di governo urbano stabili e condivise, specie laddove nel tempo, tempo di azione, non azione, ricerca del consenso sono notoriamente perversamente collegati. E quindi ancora nel progetto di una diversa visione della città, nel suo spazio e con le sue istituzioni, che si riesce a catalizzare e riorientare l'attenzione degli abitanti, ma solo se si sia riusciti precedentemente a definire una nuova relazione, per nulla scontata, all'interno di un territorio in cui l'azione pubblica tende solitamente a preservare di fatto lo status quo e gli interessi costituiti, piuttosto che affrontare qualsiasi processo di trasformazione che contempli l'incontro e la ricombinazione tra soggetti e interessi diversi in maniera aperta e trasparente. Ovviamente non si intende concludere con la celebrazione o la definizione di un elenco esaustivo dell'agenda, delle cose che devono essere fatte, ma senz'altro la ricerca e i tanti piccoli e grandi indizi raccolti analizzando e comparando studi di caso consentono di rafforzare ulteriormente la consapevolezza dell'importanza e della replicabilità di alcune pratiche di successo e attraverso queste ribadire che senz'altro planners matter, i pianificatori contano nella sfida al controllo dei territori da parte delle mafie. Ciò ovviamente non sminuisce l'opera dei singoli, ma al contrario offre la possibilità di fare tesoro delle esperienze esemplari per fare meglio, recuperando così un'importante componente relativa al ruolo civile e sociale di questa professione, che può essere condivisa e sicuramente insegnata con la consapevolezza della complessità del presente.